tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Bomba d'acqua su Pesaro e Fano, allagamenti e piante cadute, disagi in tutta la regione. Incendio a Fano TV, tutti e tre gli imputati prosciolti, il PM aveva chiesto il rinvio a giudizio, il GUP decide il non luogo a procedere. Sarà la donna la protagonista assoluta dell'edizione 2019 del Carnevale di Fano, lo ha deciso il Consiglio della Carnevalesca all'unanimità. Al via eventi culturali e feste estive, per conoscere le ultime novità in studio il presidente della Proloco di Fano. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 in tutta la regione Marche. L'edizione di questa sera comincia con il maltempo, questo meteo pazzo che ha creato disagi in tutta la regione Marche, tanta pioggia è caduta in particolare su Pesaro e Fano e disagi alla circolazione, piante cadute in molti punti del territorio. Allora, per fare il punto della situazione andiamo a vedere il prossimo servizio. Sono bastate poco più di due ore di pioggia intensa, bomba d'acqua o acquazzone che dir si voglia, per mettere nuovamente alla corda in alcuni punti, ormai tristemente sempre gli stessi, la viabilità fanese. Speriamo che gli annunciati lavori al Lido per una grande cassa di colmata mettano definitivamente una pietra tombale sulle auto bloccate nel sottopasso o nei suoi pressi sotto oltre 20 cm d'acqua, dove anche via Cairoli è stata trasformata in un ruscello in piena. Non sembra aver pace nemmeno la zona della stazione, dove si sono ripetute le immagini delle biciclette affogate per metà ruota nella scura acqua piovana, con i passanti e i viaggiatori che erano costretti a prendere in braccio le loro valigie per non vederle galleggiare come gusci di noci nello stagno. Idem in via Mameli, dove tra buche e acqua la vita è davvero dura. O in via Fragheto, nei pressi dello zuccherificio. Appena due gocce ha fatto. Vigili del fuoco di Fano impegnati, grazie a Dio, in modesti interventi. Si registrano allagamenti in pochi centimetri d'acqua di alcuni scantinati nel quartiere della Paleotta, dove anche qui il copione tristemente noto delle strade allagate si è ripetuto per l'ennesima replica. Uscendo dal perimetro cittadino, i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire per rami pericolanti e sulla sede stradale nel tratto di strada che va dall'uscita della superstrada di Calcinelli verso Montemaggiore poco prima del ponte sul fiume Metauro. Allora, c'è stato anche un intervento dei vigili del fuoco nel sottopasso ferroviario di Piazzale Amendola, lì un'auto è rimasta in panne nonostante i divieti di attraversare il sottopasso. E per fronteggiare la situazione del maltempo il comune di Fano ha aperto il COC, il centro operativo comunale, dalle 15 alle 17.30 proprio per rispondere in modo più adeguato alle chiamate dei cittadini. C'è stato un incendio di due contatori in una palazzina comprendente quattro appartamenti in via Cavallotti a Pesaro, che ha provocato una densa colonna di fumo penetrata nelle abitazioni. In una di queste c'era un'anziana insieme alla sua badante che sono state portate in salvo dai vigili del fuoco, poi l'anziana è stata trasportata in ospedale per i controlli. L'incendio a Fano TV, tutti gli imputati sono stati prosciolti, il PM aveva chiesto rinvio a giudizio per danneggiamento, il GUP decide il non luogo a procedere per i tre imputati in relazione all'incendio che la sera del 23 marzo del 2017 provocò, ma solo per un caso, l'incendio dello Zerbino nella reception dell'emittente. La telecamera di videosorveglianza riprese quella sera, poco prima delle 21, un uomo travisato che con una tanica di benzina tentò di far penetrare il liquido infiammabile all'interno dell'emittente con la speranza di mandarla in fiamme. Soltanto il caso, o grazie all'aiuto del cielo, le fiamme si sono fermate allo Zerbino, impedendo così che Fano TV andasse completamente distrutta. Ed è proprio per questo
che il PM Silvia Cecchi ha derubricato il reato da incendio doloso a danneggiamento. Stamattina ha chiesto in sede di udienza preliminare il rinvio a giudizio per tutti e tre gli imputati. Antonella Zaccarelli, moglie del presidente della Camera di Commercio di Pesaro Alberto Drudi, coinvolta per una presunta storia passionale finita male con un nostro giornalista, Fabio Di Lucera, operaio di Montecchio con qualche precedente penale, e Giorgia Lepore, amica in comune. Il GIP ha ritenuto che non ci fossero elementi di prova per sostenere il processo, in quanto si tratta solo dell'incendio dello Zerbino e non di altro. La Zaccarelli rispondeva anche di stalking nei confronti del giornalista, ma la querela è stata ritirata perché le parti hanno trovato un accordo economico. Cambiamo argomento. Anche quest'anno, in occasione dell'estate, per tutelare gli anziani, il Comune di Fano e i servizi sociali hanno organizzato Estate Sicura Anziani. È stata l'argomentazione che ha suscitato maggior interesse anche nella recente prova d'esame di maturità da parte dei nostri ragazzi. Ma il tema della solitudine da sempre viene abbinato alle fasce più anziane della nostra società, la cui longevità si va spostando sempre più in là, ma con essa subentrano anche problematiche relative alla vita quotidiana di questi ultra 65enni. Ma è l'estate il periodo peggiore per i nostri nonni, dove il caldo e lo svuotamento delle città contribuiscono ad accentuare il problema, e Fano non è da meno. Nella città della Fortuna il 24% della popolazione, pari a 15.000 persone, hanno più di 65 anni e di queste un terzo è ultra ottantenne. Solitudine, povertà, salute e necessità quotidiana sono i mali di questa parte della nostra società. Così anche quest'anno, come avviene ormai da un decennio, i servizi sociali di Fano hanno organizzato per i mesi estivi l'operazione Estate Sicuri, un'operazione dall'alto significato socioculturale. Ma è un valore importantissimo e anche molto concreto, perché oggi in questa fase storica più che mai c'è un tema che è quello della solitudine, che è molto forte, non solo negli anziani, anche in persone più giovani, per tante ragioni. E quindi diciamo è un aiuto sostanziale, perché si tratta di trasporti, si tratta di contatti umani, telefonici ma anche personali, di accompagnamenti per cose ordinarie ma a volte anche straordinarie. E quindi diciamo è concreto, ma è anche, ha anche una grande valenza psicologica e restituisce un profondo senso di benessere a chi non si sente solo in una comunità dove in realtà, ecco, molti stanno pensando a lui o a lei. Le due organizzazioni che assieme ai servizi sociali del Comune portano il peso di questa operazione sono il Cibi Club Mattei e l'Auger, che con i suoi volontari raggiunge telefonicamente ogni giorno decine e decine di anziani soli per telefonate di supporto, oltre che assicurare un pasto caldo 365 giorni all'anno a chi ormai non è più in grado di poterselo procurare. Sì, anche quest'anno, oltre ai servizi che si danno tutto l'anno, l'amministrazione comunale ha voluto ampliare col progetto Helios, in pratica è presente sul territorio in aiuto alle persone più anziane. Il nostro servizio è di accompagno di tutte quelle cose che gli anziani hanno la necessità senza uscire di casa, e quindi è un supporto durante l'estate che facciamo molto volentieri. Fra l'altro è un piacere fare quattro chiacchiere con l'anziano che ha da raccontarti qualche cosa, e quindi diciamo che è un servizio molto apprezzato negli anni e lo facciamo con piacere. Noi siamo impegnati a lavorare con l'amministrazione comunale, con gli assistenti sociali per recepire l'anziano in grande difficoltà, e noi rispondiamo in queste tre macro aree: solitudine, povertà e salute. Estate Sicura Anziani ha un numero di telefono di riferimento tutti i giorni dal 25 giugno al 31 agosto 2018, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 si può chiamare il 340 1409 822. E ci sono buone notizie per chi frequenta l'impianto di tiro a volo a Monte Schiantello, siamo sempre nei pressi di Fano, perché il Comune ha deciso di affrontare e mettere in piedi delle migliorie. Sono due gli impianti di tiro a volo a livello regionale di riferimento.
Fano e Castelfidardo, ma quello sulla collina di Monte Schiantello è sicuramente uno dei migliori di tutto il centro Italia. Non a caso spesso meta di allenamento di atleti e atlete olimpici e di campioni nazionali ed internazionali della specialità. Ma a questo bellissimo impianto mancava una tessera per essere appetibile da parte della federazione per poter ospitare gare di livello internazionale o campionati sempre di livello maggiore rispetto a quelli che già oggi vengono disputati. Ma presto tutto questo sarà possibile. Dopo l'estate, passato il periodo di maggiore intensità agonistica, si procederà ad ampliare quello che è ora l'area comune per ospitare servizi igienici a norma e decorosi. Sono ora in un container della Protezione Civile, oltre che un deposito ed una segreteria consoni al livello della struttura. Costo delle opere murarie 232.000 euro, di cui 75.000 con il contributo della Regione Marche. Un altro volano della nostra economia sono le strutture sportive e quindi l'amministrazione ha messo in questi anni particolare attenzione a queste strutture per riqualificarle e per renderle più agevoli sia al pubblico e anche turisti o usufruitori cittadini che ne vogliono utilizzare. Quindi questo è uno dei, diciamo, dei tanti anche che l'amministrazione ha messo in campo, quello del tiravolo di Monte Schiantello. Questo impianto è stato realizzato anche con il contributo della Regione, quindi abbiamo cercato di accedere a questi finanziamenti regionali, quindi una buona sinergia anche con il nostro consigliere regionale che ci ha dato tutte le indicazioni come poter fare. Allora, una progettazione interna che però ha trovato grossa sinergia e grosso interesse da parte dell'amministrazione. Sì, questo è vero, perché l'amministrazione da sola aveva difficoltà e allora mi sono messo a disposizione come socio del tiravolo e ho dato il mio apporto al tiravolo affinché potesse trasmettere un progetto, diciamo, integrato e secondo le esigenze in particolare, e poi è stato dato appunto al comune che ne ha fatto tesoro finanziandolo. Questa è la cosa importante. Presidente, allora un intervento atteso da tanto tempo, c'è anche il vostro zampino dentro, però queste migliorie una volta che arriveranno permetteranno all'impianto di poter ambire ad avere qualcosa di più importante nel nostro territorio. Ci abbiamo lavorato sodo, sappiamo che siamo in un momento non bello per le amministrazioni per quanto riguardano finanziamenti per strutture di vario genere. Ci siamo riusciti e questo per noi è un, per me e per tutta la struttura, per tutto il consiglio è un vanto, perché arrivare fino a questo punto, rendere la struttura veramente idonea ad ospitare anche campionati di un certo livello. Una testimonianza del volano importante che l'impianto ha è anche fra poco una gara importante che porterà oltre 300 unità, 300 persone a Fano, quindi insomma non è cosa da poco. La federazione ci ha dato il campionato italiano Veterani e Master, che si disputerà nel secondo weekend di settembre e lì, come già 3 anni fa l'abbiamo già ospitato, si parla di 150 atleti con tutti gli accompagnatori, poi pensiamo da 300 a 350 persone che verranno a Fano, comunque un buon volano per gli alberghi della zona. Il Consiglio Provinciale di Pesaro Urbino ha approvato all'unanimità il documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione 2018-2020. Nonostante pesino ancora molto i prelievi forzosi da parte dello Stato, che quest'anno per la nostra provincia ammontano a 16 milioni e mezzo di euro, ha detto il Presidente della Provincia di Pesaro Urbino, Daniele Tagliolini, presentiamo un bilancio di previsione in equilibrio che torna ad essere pluriennale e che prevede per il 2018 investimenti per 11,4 milioni di euro, in particolare su strade ed edilizia scolastica. Chi sono i veri eroi della nostra società? Ce lo spiega in un film che verrà proiettato al Politeama di Fano e organizzato dalla parrocchia del Vallato San Paolo. Secondi, forza, dalla linea dei tre punti, ci prova il capitano! Un film per mostrare chi sono i veri vincenti nella vita, quelli che cadono e si rialzano con la forza delle loro braccia e che non hanno paura di mettersi in gioco.
Sono questi i valori contenuti nel film Tiro Libero, storie di disabilità, di amore e di integrazione. Protagonisti attori del calibro di Nancy Brilli, Biagio Izzo, Antonio Catania e degli atleti diversamente abili con l'amore per la pallacanestro. Attore protagonista e produttore del film, che verrà proiettato al cinema Politeama lunedì 25 giugno, Simone Riccioni, giovane attore ma dal palmarès di grande spessore, che è venuto a Fano per presentare l'iniziativa benefica collegata alla proiezione. Ho voluto che questo film potesse essere qualcosa di nuovo, di più grande. Infatti i protagonisti nel film 3 su 5 sono ragazzini realmente disabili del Giulianova Basket, quindi vicino a noi nelle Marche. E quando ho deciso di produrre questo film, di mettermi davanti e quindi prendere anche tante critiche, perché naturalmente quando tocchiamo dei temi così difficili e particolari bisogna essere molto attenti, sono stato molto contento perché questa squadra abbia deciso di partecipare. E la scena finale del film sono tutta la squadra, quindi sono in 10. Questa è la roba più bella che potesse capitare. Mi piace pensare che la gente che viene a vedere i miei film possa uscire dalla sala cinematografica facendosi una domanda. In questo momento è come se avessimo nel cinema italiano distinto questa cosa, quindi o solo commedia, dove devi andarti a divertire, esci e è finita lì, oppure una cosa abbastanza pesante, il cinema d'autore, autoriale molto forte. Ecco, secondo me la linea di essere tra le due può essere una chiave importante, e a me piace fare questo tipo di cinema, quindi spero di continuare, spero di portare altre le Marche, perché tutti e due le abbiamo girate nelle Marche, anche il terzo gireremo nelle Marche. Questa proiezione straordinaria nasce anche dalla volontà della parrocchia di San Paolo nel quartiere del Vallato di uscire dalle mura della parrocchia e abbracciare l'intera città. I ragazzi, gli adulti. L'idea è proprio quella della parrocchia, che promuove per tutta la città, quindi in occasione proprio della festa del nostro patrono vogliamo invitare tutti i fanesi e non solo, perché comunque, visto che siamo con tutto il pubblico di Fano TV, a venire al cinema per passare una bella serata, vedere un bel film che ha in sé anche tante tematiche. Quindi vi aspettiamo al Politeama, c'è già la prevendita dei biglietti, chiedetemi anche personalmente, 333-613-6054, e naturalmente la sera stessa dalle 20.30 già sarà aperto il botteghino. Speriamo di riempire il Politeama, perché doneremo appunto anche le divise nuove per il Basket in Fano, e soprattutto per sentire anche tutti dietro le quinte di Simone con il suo film, perché insomma ne vale la pena. Nuove divise dunque in arrivo per la squadra del Basket di Fano, grazie a Sport ed Inclusione, argomentazioni da sempre care all'amministrazione fanese. In questo caso specifico si vuole coinvolgere i giovani, si vogliono trasmettere dei messaggi positivi, ma soprattutto si vuole far comprendere una cosa, che sia nell'esempio del Baskin, dove tutti i giocatori sono protagonisti e tutti sono fondamentali per conseguire il risultato a prescindere dalle loro abilità. E questo messaggio va trasmesso anche nella vita quotidiana, dove una comunità è tale se integra tutti e comprende che tutti possono essere protagonisti e indispensabili, e questa iniziativa aiuta a crescere ancora di più la nostra città, che devo dire è città vivace ma anche molto sensibile su determinati temi. La donna sarà la protagonista assoluta della prossima edizione del Carnevale di Fano. Bellezza e forza, manie, battaglie, successi e anche sofferenze. Il tema è stato votato all'unanimità durante l'ultimo consiglio dell'ente carnevalesca. La donna sarà quindi la grande protagonista dell'evento invernale più importante della regione, a partire dai carri. I giganti di cartapesta potranno celebrare la figura femminile da diversi punti di vista, a partire dalla satira fino ai temi più importanti e anche quelli seri. Questo è un tema che mi è particolarmente caro, ha commentato la presidente Gianmarioli, e sono davvero contenta che tutto il Consiglio condivida questa idea e abbia deciso di portarla avanti. E adesso andiamo invece a Cartoceto, dove è stata inaugurata una importante struttura polivalente. Noi abbiamo sentito il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi. Il primo giorno dell'estate a Cartoceto è sostanzialmente coinciso con l'apertura, l'inaugurazione di una bella area di gioco e di sport, tra cui calcio a 5, pallavolo, basket, un'area cosiddetta polivalente nel capoluogo di Cartoceto,
cofinanziata dal CONI nazionale tra i primi 30 progetti in Italia. E siamo ovviamente molto soddisfatti perché è un risultato che garantisce innanzitutto il traguardo di un ulteriore obiettivo che ci eravamo dati come amministrazione. E al tempo stesso siamo ovviamente soddisfatti perché lasciamo alla cittadinanza, in questo caso al territorio del capoluogo di Cartoceto, un segno e un luogo soprattutto di socialità, di aggregazione in modo particolare dedicata ai giovani, ma soprattutto trattasi della seconda tranche di intervento di riqualificazione di questa vecchia area polivalente che ricomprendeva sia un'ex pista di pattinaggio e un'ex autorimessa comunale, che speriamo vivamente attraverso dei finanziamenti europei per il tramite della Regione Marche di proseguire attraverso la terza tranche. L'esito dell'istruttoria dovrebbe all'incirca essere pubblicata da parte della Regione nel mese di settembre, ci consentirà anche di riqualificare l'ex autorimessa comunale e di adibirla ad uno spazio, anche in questo caso polifunzionale, tra spazi dedicati ai giovani, spazi dedicati ai bambini, in questo caso ovviamente di gioco, spazi di studi per i ragazzi più grandi, e invece una parte di questo stabile sarà invece interamente dedicato al corpo bandistico di Cartoceto da un lato e al tempo stesso ad una sala prove musicali, oltre che al piano terra avere la possibilità di ricavare un'ampia sala polifunzionale, poi eventualmente nella quale organizzare incontri, dibattiti, conferenze e quant'altro. Quindi sicuramente un bel risultato di riqualificazione che dona ulteriore vivacità e dinamismo al capoluogo di Cartoceto. Il gruppo di preghiera di Padre Pio di Pesaro, in occasione dei 100 anni delle stigmate e dei 50 della morte del santo, organizza per domani nel santuario della Beata Vergine delle Grazie in via San Francesco a Pesaro un momento di preghiera che guarda San Pio come un modello di vita e un compagno di viaggio. Il programma prevede alle 4 del pomeriggio la testimonianza e la riflessione di Padre Guglielmo Alimonti, coordinatore regionale dei gruppi di preghiera dell'Abruzzo e figlio spirituale di Padre Pio. Alle 5 del pomeriggio, alle 17, il saluto dell'arcivescovo di Pesaro Piero Coccia, al quale seguirà l'adorazione eucaristica e una preghiera per tutti gli ammalati presieduta da padre Marzio Calletti, ministro provinciale dei Cappuccini delle Marche, e alle 18 una solenne celebrazione eucaristica e l'affidamento delle famiglie alla Madonna. E adesso cambiamo argomento, siamo quasi in chiusura del telegiornale e parliamo degli eventi estivi. Di eventi estivi ce ne sono tanti, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi in occasione della presentazione della guida tascabile, presentazione che è stata fatta all'ufficio del turismo del Comune di Fano. Ebbene, questa sera abbiamo il piacere di avere nostro ospite il presidente della Proloco di Fano, Etienne Lucarelli. Buonasera Etienne. Allora, buonasera direttore. Io penso che questi sono giorni frenetici perché sono già iniziate le prime feste, mi riferisco alla festa per esempio del Fagiano e della Fragola che c'è stata qualche giorno fa a Fenile, con grande successo. Questa sera ne parte un'altra in un altro quartiere a Centinarola, ed è la festa della solidarietà. Esatto. E poi c'è la festa che probabilmente, o meglio, l'evento che probabilmente vi sta tenendo un po' impegnati perché torna dopo tanti anni di pausa e sul quale evento c'è tanta attenzione, che è la Fano dei Cesari. Vogliamo partire da qui, in questi pochi minuti che abbiamo per parlare di questi eventi? A che punto siamo? Sì. Ma siamo sicuramente vicini, prossimi alla manifestazione, quindi direi che ci sono le ultime cose da mettere a punto, è quasi tutto pronto, sono molto contento, questi giorni abbiamo fatto gli ultimi incontri, abbiamo ascoltato esercenti, operatori del turismo, fazioni, siamo un po' arrivati a coinvolgere tutto e siamo partiti con quella che è la comunicazione che porta il nome di Fano, e quindi il nome di Fano un fortune, questa edizione rinnovata della Fano dei Cesari, anche
anche nelle nostre città limitrofe, perché stiamo facendo promozioni a Senigallia, a Riccione e in altri luoghi. Quindi vedo persone preparate, le fazioni che stanno fremendo per darsi battaglie in queste sfide che gli abbiamo preparato, vedo commercianti che sono veramente pronti ad allestire la città, allestirla insieme a noi, perché quest'anno ci saranno ovviamente delle novità importanti, arriveranno 150 rievocatori da tutta Italia, tra i migliori direi d'Italia, tra cui voglio citare la Prima Legio, che è un'associazione di rievocazione storica che ha fatto i documentari più importanti con Alberto Angela, ma ovviamente voglio citare le Nostrane, Colonium Afanestris e Simachi e Lennon, sono ormai in tutta Italia, ma direi in tutto il mondo a fare rievocazione e sono riusciti a mettere insieme una programmazione rievocativa veramente molto interessante. Con ricostruzioni di domus, ricostruzioni di accampamenti, vita militare, vita civile, quindi un palinsesto generale, una struttura che si troverà nella nostra città che si affianca ad una programmazione che parte già dall'inizio settimana con attività culturali e anche il mercoledì ad esempio avremo la giornata vitruviana con delle conferenze, la conferenza soprattutto del professor Oscar May che ci parlerà nello specifico delle mura della nostra città e di un'eventuale attribuzione a Vitruvio, quindi una conferenza seguire. Mi pare di capire che attorno alla Fano dei Cesari, dietro alla Fano dei Cesari, insomma ci state lavorando alacremente e sta andando tutto per il meglio, nonostante ormai la macchina organizzativa della Fano dei Cesari fosse ferma da parecchi anni. Quindi su questo poi torneremo, perché della Fano dei Cesari ne riparleremo. La Proloco di Fano si occupa degli eventi culturali, si occupa delle feste campagnole, quindi si passa dagli eventi culturali alle feste campagnole. Le feste campagnole sono quelle che chiaramente attirano il grande pubblico, sì. Okay? E su questo dobbiamo dare alcune informazioni. Per esempio, la storica Crescia Matta cambierà qualche cosa? La data? Non sarà più i primi di luglio come l'avevamo prima, ma nello specifico sarà il 20, il 21 e il 22. L'abbiamo ovviamente spostata, la cooperativa Tre Ponti che l'organizza l'ha spostata perché aveva in sovrapposizione la Fano dei Cesari che ritorna quest'anno. Prima ci sarà la festa del fritto 29, 30 e 1 luglio e dopo avremo a tutta birra 27, 28 e 29 e la festa del mare che è un'altra manifestazione entrata in questo programma, in questo palinsesto e sarà 17, 18, 19, 20 agosto. Se parliamo di feste campagnole, quindi di quegli eventi fatti nei quartieri dove troviamo buona musica e buon cibo, diciamo così. Poi abbiamo tutto un palinsesto di eventi culturali, eventi tematici che io sono sempre emozionato quando parlo di questo programma perché lo mettiamo insieme come Proloco, ma qui sono tutta una serie di associazioni cittadine che ci stanno lavorando veramente tanto e che riescono a mettere in piedi un palinsesto importante, un lavoro volontario che sta dando i suoi frutti direi per tutta la città. Qua abbiamo proprio ieri sera c'è stato il Festival della Musica Europea molto seguito in città organizzato da Fano Music Story, ma andremo avanti con esempio Torrette, la notte dei desideri cambierà data anche lei, sarà 27 luglio quest'anno e non i primi di agosto, cambieremo la data perché andremo insieme alla programmazione regionale e sarà uno degli eventi più importanti, la notte dei desideri di Torrette, dell'evento regionale. Poi in Gir per Fan, una manifestazione che ormai è pienamente seguita. Storica e che sta avendo un grande successo. Diciamo che è la nostra Paese dei Balocchi, che cresce tantissimo, che ormai è diventato un evento. Sono due manifestazioni in chiusura, il Paese dei Balocchi e il Palio delle Contrade, di due associazioni, l'omonima associazione del Paese dei Balocchi e il gruppo storico La Pandolfaccia, che stanno toccando livelli altissimi, associazioni che si stanno esprimendo veramente in modo molto importante in città. Prima abbiamo ancora Birra d'Augusto, per citarle tutte, e la 23ª Festa del Borgo. Bene, dovremmo tornare a rivederci un attimo, anche perché sono tante le domande che vorrei farle inerenti al turismo, perché di turismo si parla nella città di Fano, si punta anche sul turismo e quindi merita anche ben più spazio. Sì. Lei ha citato prima, però, Tre Ponti, la cooperativa Tre Ponti. Adesso noi abbiamo un collegamento in diretta, un collegamento con Lino Balestra che si trova proprio alla cooperativa Tre Ponti, perché lì c'è un altro evento ancora
e credo che si stia preparando, si stia presentando, vedo i tuoi ospiti, si sta presentando il calendario degli eventi della BCC Arena. Sì, esatto Marco, hai detto benissimo, siamo qui in uno dei regni della fanesitudine per eccellenza, la cooperativa Tre Ponti, dove tutte le estati, qui ormai da diverso tempo si tiene il teatro sotto le stelle, la rassegna dialettale, ma tanti eventi, un calendario fittissimo anche quest'anno. Ho vicino a me alcuni esponenti, ma dall'altra parte ci sono tavolate di compagnie teatrali, tutti quanti parlano in dialetto, io non ci capisco moltissimo, però comunque Gino, una bella reunion, un bel momento, anche quest'anno avete voluto fare un bel calendario. Diciamo di sì, siamo arrivati alla nona edizione, siamo vicino alla decima, è importante questo, oltre il calendario dialettale che meglio di me ne possono parlare Nicola e le compagnie, noi abbiamo puntato un po' sulla qualità di altri eventi, avremo quest'anno l'Orchestra Rossini che torna con Michael Jackson, del popolo, uno spettacolo in persona, Michael Jackson in persona, viene proprio lui, viene proprio no. cover e poi avremo praticamente il San Costanzo Show, questo il 27 e il 28 di luglio, e il primo settembre torneremo con la grande orchestra di Bagutti, Gianmarco Bagutti e Omar Lambertini, perciò questi sono i tre eventi di cartello, poi tutte le compagnie. Tutte le cose, spettacolo, grande spettacolo, ma anche grande dialetto, grandi compagnie, quest'anno c'è un po' di mischio insomma. Mischio, abbiamo voluto in qualche maniera allargare ancora di più l'evento del dialetto, quindi siamo arrivati addirittura a rendere la rassegna regionale con delle compagnie addirittura che vengono da vicino ancora, da Marzocca, il livello delle compagnie è molto molto alto, insomma è una roba spettacolare. Stan, siamo, come diceva Gino, siamo arrivati alla nona edizione, siamo pronti per... Perché l'edizione spettacolare? Spettacolare, no, è spettacolare, è speciale, insomma, è questo appunto, no, per faccio l'interprete in questo film, esatto. E di conseguenza bisogna dire che tutti gli anni, siamo stati lungimiranti negli anni per arrivare poi a quest'anno che è veramente il top, e prossimo anno ancora meglio. Il lunedì sera? Tutti i lunedì, partiamo la prima data dal 2 di luglio per arrivare al 1 di settembre, tutti i lunedì. All'Arena BCC Vienta Divertì, insomma, questa è un po' fanno molto. Anche le rime, noi tutti venerdì sera vi presenteremo la compagnia del lunedì, le ho tutte qui a tiro e le intervisterò tutte, intanto qui ne ho una autoctona, voi siete locali, giusto? Esatto, il Guiton. Il Guiton che presentate? È la commedia Gin and Ballet, in pista da 40 anni. In pista da 40 anni, invece poi accanto un seriosissimo... Seriosissimo che è un po' stanco. Ecco. Diciamo sì, rappresentante della compagnia teatrale GAF, che quest'anno ha portato la rassegna San Frusaglia, la commedia Dai e Dai, la spola adventalai. Come? Dai e Dai, la spola adventalai. Ah, la cipolla diventa. La cipolla diventalai. Benissimo. Un invito verace in dialetto? Questi sono 30 anni di attività, volevamo stupirvi con effetti speciali, ma non ci avvenga e quindi ne avvenga usato. Fare il rida come sempre, le soli cretinette, non vi preoccupate. Ecco. No, lui è più giovane di sì. Va bene, insomma, voi avete capito di che cosa si tratta, restituisco la linea allo studio, noi intanto continuiamo qui perché faremo uno speciale per presentare tutte le compagnie, restituo la linea allo studio. Bene, grazie a Lino Balestra e ai suoi ospiti, il telegiornale finisce qui, grazie anche al nostro ospite Tian Lucarelli, presidente della Proloco di Fano, questo è il numero per le vostre segnalazioni. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 in diretta. Grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti.